sulla verifica sono tranquillo, non tranquillo, sono tranquillissimo, tanto che oggi ho voluto renderla pubblica, insomma, la buona parte delle risposte che noi daremo. Silvano Vernizzi risponde così alle verifiche della Corte dei Conti sul lievitare delle spese per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta, un'inchiesta che Rete Veneta aveva rivelato con largo anticipo già la settimana scorsa. Quei 429 milioni di euro in più, afferma, sono tutti giustificati da variazioni del progetto, dall'adeguamento alla nuova normativa antisismica alle modifiche chieste dai comuni interessati dal tracciato. L'opera dovrebbe essere conclusa nel 2018, ma già entro la fine dell'anno si prospettano importanti novità nel bassanese. Noi stiamo ragionando insieme al concessionario se aprire il tratto tra la Valdastica o sostanzialmente Breganze, magari spingendosi fino a Bassano. Dal punto di vista tecnico sarebbe possibile farlo anche entro fine anno, fine 2015. Stiamo ragionando perché sarebbe un grosso alleggerimento di traffico per la Gasparona attualmente, però dopo si scaricheremo il traffico sulla viabilità che c'è attualmente, quindi con problemi per esempio per centri abitati come Cassola e Rosà, insomma Rosà in particolare. Si stanno facendo dei modelli di traffico, vediamo come funzionano. Io credo che verso giugno-luglio raggiungeremo un grado di maturazione per poter dire sì, la apriamo oppure no, non la apriamo.